E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, in questa nuova serie di Tales of Vesperia, un gioco che è uscito 10 anni fa ed è stato rimasterizzato, diciamo, per tutte le altre console. In realtà 10 anni fa credo che uscì innanzitutto per Xbox 360 e poi fu portato su PS3 perché ebbe tanto successo, però è un capitolo che io non ho mai giocato e quindi io ho approfittato e ho preso il gioco per Nintendo Switch, anche se avrei dovuto prendere la versione PS4 perché costava 10 euro in meno. Infatti il gioco è possibile acquistare il gioco su PS4 a 40 euro o su Nintendo Switch a 50. Poi c'è anche la versione, diciamo, con la collector, eccetera. Quindi comunque andiamo al dunque, ovviamente ho saltato il video introduttivo e farò dei video un po' più lunghetti per accorciare i tempi, perché quando faccio dei video di 10 faccio dei video di 10 minuti, metto molto poco, anche perché sono una tipologia di gioco che vanno giocati, quindi non posso farli in 10 minuti. Se voglio fare una serie come si deve, devo aumentare, diciamo, i minuti del video. Ovviamente taglierò tutte le parti dove comunque ci sono combattimenti a caso per livellare i personaggi, eccetera. Quindi comunque saranno degli episodi molto più lunghi rispetto ai classici episodi da 10 minuti. Comunque, iniziamo intanto questa avventura. この世界、テルカリュミレース。大地と海がどこまで続くのか知る人はいない。なぜなら世界にうごめく魔物たちに比べ、人はあまりにも弱い。我々の住む町を守る結界、我々は己を守るためにその中で生きながらえている。それを成す核となるブラスティア、世界に満ちた根源たる力、エアルを使い、ブラスティアは火、水、光、繁栄に必要なありとあらゆるものを今日まで我々に与え続けてきた。やがていつの日か結界の向こうに凶暴な魔物が生息することも我々は忘れてしまうのだろう。繁栄と成長を続ける世界、すべての人々のための平和、ブラスティアの恩恵によりさらなる発展を遂げていくだろう。なぜこの町の結界はどうなっているんだ。平和の礎である帝都ザーフィアスより願う。世界が穏やかであるように。Allora, diciamo che dopo un paio di minuti il filmato è finito. Avete capito qualcosa?
No, vabbè, scherzo, qualcosina sì, si è capito. Però come ho detto prima, questo è una, diciamo, una remastered di 10 anni fa. E devo dire che graficamente comunque non è niente male. E soprattutto è per Switch, quindi comunque se l'avessimo preso per PS4 la grafica sarebbe stata un po' meglio anche. Allora, quindi, diciamo, inizia l'avventura e leggiamo, Yuri, cattive notizie. Cos'hai da strillare, Ted? Guarda, l'acqua blastia si è rotta di nuovo. E avendo appena finito di ripararlo, purtroppo sento il volume troppo alto e avrei dovuto abbassarlo dalle impostazioni, quindi... Perché ti agiti tanto? Ci penseranno i mirabolanti cavalieri imperiali. In fondo sono qui per questo. Ah, i cavalieri, non sai che non scendono mai nel sestiere popolare? E che mi dici dell'eroico Flynn? Ho già provato a parlare con lui, ma non mi permettono neanche di vederlo. Quindi io sarei il rimpiazzo di Flynn. Smettila con questa sciocchezza. Forza, siamo a corto di braccia. Ted, scendi, ci serve una mano qui. Sì, arrivo. Yuri, coraggio, vieni. È strano, quando si presenta un problema viene sempre di corsa a chiamarmi. Se non risolviamo la questione, questo posto si trasformerà in un acquario. Quindi abbiamo deciso di muoverci. Credo che il cane sia il nostro compagno, anche perché si vede nel video di lancio. Allora, da quello che ho notato, che praticamente tutti i Tails hanno storie più o meno simili, quindi, ma sono belli, quindi questo capitolo promette bene. Vediamo appunto cosa ci riserva. Ok. Vediamo se posso sistemare le impostazioni. Aspetta, le impostazioni della cucina. Con tutte le informazioni e dati. Kino wa kino de kishidan to no momegoto ni karidasareru wa kyou wa kyou de akue blastia ga kowareru to kita ka. Nan datte kono shitamachi wa mainichi sawagashii jiken ga tsugi kara tsugi e to okoru ndarou na. Watteru yo. Boyaitete mo shikata ne tten ndarou. Come lingua originale ho messo il giapponese, perché in questi giochi metto sempre il giapponese. Ok, volume, musica. Ah, le mie orecchie! Voi non potete immaginare. Volume effetti. Sì, decisamente meglio. Ok, finalmente stiamo iniziando a giocare. Purtroppo negli RPG è sempre lento l'inizio. Però dobbiamo fermare l'acqua. Che succede? Avete trovato qualche tesoro sommerso lì sotto? Sì, ma tu sei in ritardo, quindi non ti aspetta nulla. Troppo gentile. In questo mondo o nuoti o affoghi. A quanto pare il mago di sangue blu che abbiamo assunto per riparare il Blastia ha lasciato il lavoro a metà. Vedo che hai trovato il tempo di passare, Yuri. Qua è un onore. Non esagerare con gli sport acquatici, nonnetto. Non sei più ragazzino. Cerca di dare una mano. Non avrai paura di qualche spruzzo d'acqua, spero. Coraggio, olio di gomito. Hanks-san, potevi fare anche a meno di dire certe cose comunque.
Hanks, Hanks ci sta dando dentro. Si sente responsabile, è stato lui a convincere i cittadini a organizzare una colletta per le riparazioni. E ora è lui a inzupparsi dalla testa ai piedi. Ma non è colpa sua se quel mago ha fatto un pessimo lavoro. È vero, Hanks. Ha persino venduto il ricordo di sua moglie per contribuire alle spese. Che cosa terribile, ragazzi, vendere i ricordi. Cioè, dipende. Se ti pagano tanto e vuoi vendere un ricordo che non ha importanza, non sarebbe male. Però ha venduto il ricordo di sua madre. Di sua moglie, scusate. Ehi, Yuri, se non vuoi dare una mano, stai indietro. Qui è pericoloso. Anche se hai visto il nucleo della blastia da qualche parte, sai, quella sfera scintillante al centro. È sparito. Esatto, il blastia non funziona senza nucleo. L'aristocratico che si è occupato della riparazione è stato l'ultimo a toccare il blastia, giusto? Proprio così. Un tale signor Mordio. E vive nel sestiere reale. Sì, e allora? Lascia perdere quel tipo, Yuri, e aiutaci a risolvere il problema. Scusa, Hanks, mi sono appena ricordato di un impegno urgente. Ehi, aspetta, un attimo. Non starei pensando di andare a casa del signor Mordio, vero? Nel sestiere reale, io neanche morto, quel posto mi dai brividi. Dannazione, Yuri, solo perché conosci qualche trucchetto con quel corpus blastia pensi di essere invincibile. Spero che non commetta qualche sciocchezza. Quando si tratta del sestiere popolare, Yuri non fa altro che causare problemi. Non solo. Persino i cavalieri hanno iniziato a tenerlo d'occhio. Beh, per Yuri è ordinaria amministrazione, sono sicuro che riuscirà a cavarsela. Ok, andiamo. Sono decisa se leggere o no i vari dialoghi. Fatemi sapere nei commenti se volete che li leggo oppure no. Anche perché risparmio tempo. Per me è una fatica leggere. Qui sicuramente vendono pozioni. È figa come porta la spada, però poteva anche mettersela sulle spalle o di fianco. Quindi mondo esterno. No, non dobbiamo andare di qua. Ehi tu, sei a conoscenza dei gravi avvenimenti in corso nel mondo? Qui sono i reporter delle meraviglie. Ogni giorno le principali notizie selezionate per te. Leggi il giornale al mattino con una tazza di caffè e una ciambella? Cosa? Non lo fai. Non ci siamo per nulla. Quali epici eventi saranno emersi quest'oggi? Non ci crederai mai? Proprio leggerlo ovunque, in ogni momento e senza alcuno sforzo. Sì, è il diario delle meraviglie. Fanne buon uso. Oh, a proposito, resti tra noi il fatto che io sia nel muro, intesi? Ah, è nel muro! Ok, non l'avevamo capito. Cioè, non l'ho capito, pensavo fosse la pianta. Poi ho visto che effettivamente la nuvoletta è al muro. Bene, a presto. Album pieno di articoli pubblicati da Meraviglie Editore. Stai aggiornato. Ok. Praticamente non ci ha capito niente nemmeno il personaggio principale. Ok, qui praticamente vediamo, diciamo, la cronologia di assunto di quello che sta succedendo. Ehi, hai saputo del Blastia? Del sestiere popolare?
Ho sentito che si è rotto e che i cittadini hanno organizzato una colletta per ripararlo. Esatto, giravoce che molti abbiano venduto i loro tesori più cari per contribuire alle spese. Già basta pensare al ricordo di quello che si è venduto, il ricordo di sua moglie. Tesori, signore? Nient'altro che pattume senza valore, si intende. Ciarpame che nessuno pagherebbe più di un gald. Ah, questo è un grandissimo stronzo. Un gald, non riesce a immaginare che razze di tesori possano essere. Vorrei proprio vederli. Te l'ho detto, non sono altro che ciarpame. Ma senti quei due, povero Hanks, d'altro canto non hanno tutti i torti riguardo il ciarpame. E la Madonna, ha pure l'armatura, ragazzi. Cioè, stesi con un sasso. Cioè, che cosa l'armatura a cosa ti serve? ガラクタの価値もわからねえなら、お前らはガラクタ以下だよ。Cioè, se ラピード、終えるか。questo lancia due sassi e ha una mira infallibile. ここもコアやられてやがる。これは随分と手癖の悪いのが嫌がるな。にしても、さすが貴族様の町。コアの一つや二つじゃ誰一人騒がねえときたか。下町はコア一つでお祭り騒ぎってのに。余ってるなら下町によこせってんだよ。みっけ。相変わらず貴ok, 族様は quando 優雅なappare もil んだ。segno c'è un dialogo. すぐそこの下町で起こった事件なんか関係ねえと思ってんだろうな。自分に害がないと興味も示さない。家でかくしたり身なり良くしたりする前に、もっと貴族らしい器のでかさを見せてほしいもんだぜ。ここか。Quindi è qui che vive. Secondo me non c'è なnessuno. んか人の気配がしねえな。Ovviamente. 他に入り口はねえのかな。Ok, dobbiamo trovare un modo per entrare, però. Vuoi dire che c'è qualcuno? Sicuramente no, se no se... Semplice! Siamo entrati velocemente dalla finestra. Chiudete sempre le この finestre. 家のどこかにモルディオが潜んでやがるはずなんだモルディが。deve essere qui, da qualche parte. Qui no. Neanche qui. Le finestre sono aperte, ma le porte di casa sono chiuse, ovviamente. Sono tutte chiuse. あいつは。Ah, eccola. よし、お宝発見。È stato fin troppo facile. お前、モルディオだな。よし、よくやった、ラピード。なんだよ、コアがねえぞ。コアを取り返しNon ci ho て一capito 発niente. ぶん殴ってやろうぜ。
Ok, un mago è sparito. Ok, c'eravamo arrivati, però non ho capito. Il cane l'ha morso, ha preso il sacco. Vabbè. Sembrava troppo facile. Yuri, quindi sei tu la causa di tutto questo trambusto? Capisco, sia un miserabile, ma introdursi nella dimora di un aristocratico. Santi numi, come siamo caduti in basso. Ah, ci mancavano Pinco Pallo e Pallo Pinco. Dico, io non oserei chiamarmi in quel modo. Cosa diavolo sarebbe un Pallo Pinco? Non abbiamo scampo con questi due. Fanno ridere soltanto in fa dalla faccia. Mi sembra forse che voglio scappare, sai. Sono proprio questi atteggiamenti idioti a costarvi la promozione. Si combatte finalmente. Aspetta. Ah, ok. Ah, ho sbagliato io, sì. Ok, li ho sottovalutati, mi stanno... Allora. Fortuna che non lo so... Allora. Purtroppo giocare con Switch ho l'abitudine con i tasti della Play. Ok. Ragazzi, questi ci stanno tipo facendo fuori. Pozioni, pozioni, pozioni. Ditemi che... Ok, ho la gelatina in mano. Ok. Aiuto. Ma che cavolo è? Ma non è giusto 2 contro 1. Ok, mi sembra che ne avevo solo una come. Ragazzi, sto usando 2 cose nel tutorial. Alla faccia. Ma scusate, ma perché sono così forti questi? Oh, madonna! Cioè, mi sembra di esagerare. Ho 50 anni di salute. Mi hanno ucciso praticamente. Sono morta nel tutorial. E io dicevo, ho appena detto a che cosa serve il tutorial. Ma ragazzi, sono scarissimi questi qua. Oh, era fatta apposta che dovevo perdere. Ma erano forti, ma facevano un sacco di danni. こんな下民一人捕まえられないとは。これは昨日の隊長。とても君たちのような生まれの癒やしヘナチョコ隊。逃げたのがブラスティア泥棒なら逃がしたのは税金泥棒かよ。 Questa le batte tutte, dico io. Ti ha abbandonato persino il tuo fedele cagnone. Cavolo, ridi. Bene, bene. A quanto pare Yuri Lowell ha avuto una giornata impegnativa. Anche io sono piuttosto impegnato, ma posso comunque dedicarti qualche minuto del mio tempo, gentiluomini. Sono i topi di fogna come te a rendere il lavoro di Flynn una vera grana. Flynn, oh, vabbè, sti cavoli. Qualche tribolazione non può che giovare a quel tenente dei quartieri poveri.
Quando avrete finito come, con lui, come sempre, sbattetelo in cella. Quindi non è la prima volta che... Ovviamente l'avevamo capito anche all'inizio, però. 10 giorni saranno sufficienti a insegnargli la lezione. 10 giorni mi sembrano un po' eccessivi per essere entrati in una casa di un ladro, tra l'altro. E così, come stavo dicendo, il ladro è fuggito dalla villa di quell'aristocratico con un tesoro inestimabile. Sì, lo so, ma poi l'hanno catturato e hanno recuperato la re furtiva, giusto? No, affatto! Ma la nobiltà sta cercando di mettere tutto a tacere. Il tesoro riportato nella villa è un falso. Vuoi prendermi in giro? Io non ti ho detto niente, intesi? Le ali oscure stanno impazzendo per trovare il nascondiglio. Ti riferisci alla gilda dei ladri? Ora basta chiacchiere, tra poco è l'ora del rancio. Ancora molte cose non sono chiare, speriamo di ovviamente chiarirle più avanti. Ehi vicino, sei sveglio, vero? Non ti sei ancora stancato di tenere la bocca chiusa? Praticamente ci siamo ascoltati tutta la conversazione. Sei stato tu a inventare quella storia, vegliardo, evidentemente parecchio tempo libero. Vegliardo, così ferisci i miei sentimenti da vegliardo. Comunque, io non ho inventato proprio nulla. Ho occhi e orecchie ovunque, ricevo informazioni da ogni angolo del mondo. Sì, come no, vegliardo. Ehi, io sono come sono. Coraggio, chiedimi. Chiedimi qualcosa e ti dirò tutto ciò che vuoi sapere. Vuoi sapere del tesoro sommerso della gilda dei pirati o, dello stregone che ha preso dimora ai confini del mondo? Aspetta, meglio. Io vorrei solo sapere come andarmi da qui. Beh, non so perché tu sia dentro, ma ti lasceranno uscire senza problemi se riesci a tenere chiuso il becco per 10 giorni. Per allora il sestiere popolare sarà completamente sommerso. Il sestiere popolare? Ah, sì, ne ho sentito parlare. Chissà come stanno tutti. Mi dispiace, vicino, ma non sono aggiornato sull'argomento. Lui sapeva tutto. E come riuscirò a rintracciare quel dannato Mordio? Mordio? Vuoi dire che hai qualche legame con il celebre mago di Aspio? La città degli eruditi? Perché lo conosci? Oh, vorresti saperlo. Temo che queste informazioni ti costerà parecchio. Il celebre... Alla voce di Kirito! Sì, alla voce di Kirito. Il celebre mago di Aspio, la città degli eruditi, giusto? Credo di avere già la mia risposta. No, aspetta, hai capito male. Mordio è un leader della gilda degli chef. No, volevo dire... che non abbiamo capito niente. Ah, queste cuffie mi tormentano. Fuori. Proprio quando cominciavo a divertirmi. Cosa ci fa qui il comandante Alexi? Ma tu chi sei? E cosa vuole da te il comandante dei cavalieri? Sotto la statua della dea. Che stai aspettando? Ti ho detto di muoverti. Calma, ho capito, arrivo subito. Gli ho detto che cercavo un modo per uscire. Una chiave magicamente. Grazie, il nostro angelo custode sicuramente. Ma tu guarda, si è aperta. No, vabbè, si è aperta. No, le chiavi aprono le porte. Diciamo che dovrebbero aprirle, servono a quello. Le nostre guardie sempre vigili. A giudicare da come dorme, passerà un pezzo prima che si accorga della mia assenza. Se riuscissi a tornare prima dell'alba, nessuno scoprirebbe che sono evaso.
Farò un salto al sestiere popolare e tornerò in cella prima di domattina. Forse dovrei dare un'occhiata alla statua di quella dea. Ok, decisamente. Ok, abbiamo terminato la prima parte di questo primo episodio. Giustamente, come sempre in questi giochi, il primo episodio non può farci capire ancora, diciamo, bene il gioco, e comunque non vi so dire se effettivamente è bello, ancora non abbiamo capito niente, quindi dobbiamo vedere come si evolve la storia. Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se voi avete preso questo capitolo, se l'avete preso per Switch, PS4 o Xbox One, certo, e se vi piace, cosa ne pensate? A me personalmente i Tales mi piacciono, questo non l'ho giocato perché appunto uscì 10 anni fa, però ne ho giocati alcuni, ne giocai uno su PS Vita che era una remastered di un Tales del 3DS, se non mi sbaglio si chiama Earth, una cosa del genere, Tales of Earthrealm, una cosa del genere, che mi è piaciuto tantissimo e spero veramente che questo capitolo sia come quello. Diciamo che ci assomiglia molto anche come sistema di combattimento eccetera, ovviamente perché questo è un capitolo uscito prima. Quindi se il video vi è piaciuto vi invito sempre a sostenere la serie, perché molti di voi mi dicono: ma perché non finisci mai le serie? È vero, non le finisco praticamente, sul mio canale non c'è una serie terminata, ed è vero. Io prettamente gioco a giochi non impegnativi, quindi gioco a League of Legends, magari ogni tanto faccio partite Overwatch, Fortnite, questi giochi così, quindi non faccio delle serie, infatti sono rimasta ferma per un po' perché non sapevo appunto a cosa giocare. Quindi se non sostenete la serie, comunque non ho visualizzazioni, non ho like, non la faccio la serie, non mi metto a registrare, a giocare mentre registro, perché semplicemente lo gioco mentre non registro, mi dedico anche più tempo. Invece così, quando una registra un gioco ovviamente perde tempo e non lo fa bene, quindi non ci gioca bene. Se vale la pena io continuo a fare comunque gli altri episodi della serie, ovviamente farò altri episodi prima di decidere se concludere la serie, perché comunque il primo episodio può essere noioso, ci sono i video, i dialoghi, diciamo effettivamente ancora non abbiamo fatto nulla, non abbiamo nemmeno combattuto, quindi siamo all'inizio. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!